Siamo con Patrizia Salamone. Patrizia è un'animalista di Aragona che molto spesso si prende cura dei cani randaggi. Patrizia è una di quelle persone, di alcune persone, che si sta prendendo cura del cane bruciato vivo ad Aragona. Intanto, Patrizia, ti vorrei chiedere quali sono le condizioni di salute di questo povero cagnolino. Buongiorno a tutti. Adesso il cane è in un luogo protetto. Lui non sta benissimo, come qualcuno ha detto, ha delle ustioni di primo e secondo grado, non è stato ricoverato, viene medicato ogni giorno, però chiaramente il cane in questo momento è in uno stato di shock perché ha subito un maltrattamento vero e proprio, riporta delle ustioni, come abbiamo detto, di primo e secondo grado, soprattutto nella zona dorsale e nella zona inguinale, quindi tutti i genitali sono abbastanza compromessi. Il cane autonomamente mangia, beve, abbiamo qualche piccolo problema per quanto concerne la socializzazione, perché è molto diffidente, molto impaurito, ha subito uno shock importante, un trauma. Quindi adesso quello che occorre fare, a parte portarlo alla guarigione totale, però è chiaro che ha bisogno di riappropriarsi della fiducia, deve rifidarsi. Questo cane intanto è un cucciolone di un anno e mezzo che girava per le vie del paese di Aragona e si fidava di tutti, scodinzolava, andava incontro ai bambini, si faceva accarezzare. Quando mi vedeva in giro con i miei cani mi seguiva, veniva a casa, gli davo da mangiare, un po' tutti davamo da mangiare, ma lui ha perso quell'allegria che un cucciolone ha, è un cucciolo di un anno e mezzo, un meticcio, e i suoi occhi si sono spenti. Io farò un post sul mio profilo e vi invito a condividere, perché adesso l'obiettivo, il nostro obiettivo, il mio scopo, e voglio coinvolgere tutti i volontari di Aragona, tutte le persone che hanno questo spiccato senso cinofilo, di riportare Billy, perché è così che l'abbiamo chiamato, a riappropriarsi della sua dignità, quella dignità che le è stata rubata, ecco. Senti Patrizia, tu sei una di quelle persone che finora ha affrontato le spese per le cure mediche, sbaglio? No, non sbagli. Io quando ho appreso la notizia, perché una mia carissima amica mi ha girato le foto su WhatsApp, sinceramente non ce l'ho fatta a non intervenire. Quindi nell'immediato ho pressato affinché il cane fosse portato in una clinica, in una struttura veterinaria, perché l'ustione, chiunque lo sa, è una cosa seria. Quindi ho voluto immediatamente e non potevo non intervenire. Non ho avuto esitazione alcuna, sì, ho anticipato io le spese, quello che serviva e quello che serve se ci sarà bisogno, però è chiaro che io da sola non posso farcela, questo è evidente. Servono tante cose per lui al momento, cioè nell'immediato. Le medicazioni, abbiamo chiaramente, ho acquistato le garze, il disinfettante, cioè tutta un protocollo ovviamente da seguire che va fatto quotidianamente. Io quotidianamente applico il disinfettante locale, quindi deve essere rigorosamente fatto questo. Ed è chiaro che urgono garze, delle traversine, dei tappetini igienici, delle lenzuola, ecco. Io ho provveduto, però è chiaro che non ce la posso fare. Tu stamattina hai avuto un incontro col sindaco, perché il sindaco comunque ha fatto un comunicato stampa nel quale diceva che il comune si farà carico delle spese, però ovviamente ci sono dei tempi burocratici, perché nell'immediato non possono essere rimborsate queste spese. Esattamente, esattamente, dici bene Vanessa. Io oggi ho avuto un incontro con il sindaco che nel momento in cui ha appreso che io comunque avevo anticipato, devo dire francamente, mi ha contattata e mi ha convocata, ha chiesto un incontro. Oggi abbiamo parlato molto di Billy, a me preme sapere che cosa ne vorrà fare lui, perché
perché la responsabilità, come tutti sapranno, dei randaggi sul territorio ricade sul comune, ovvero precisamente ricade sulla persona del sindaco. Quindi questo l'ho anche scritto in un commento: l'amministrazione comunale deve prendere le sue, deve assumersi le responsabilità, perché così è, non lo dico io, ma c'è una legge che va applicata, è la legge 15 del 2000. Devo dire che il sindaco è stato molto favorevole, è stato molto disponibile, però è chiaro che ci sono dei tempi burocratici, perché già dico, abbiamo solcato i 250 euro ed è chiaro che il cane deve mangiare. Il cane deve alimentarsi, deve essere curato, deve essere ovviamente seguito per le spese che urgono nell'immediato. Non possiamo certo, perdonami, ma questo mi preme dirlo, dire al cane: Billy, sai, c'è un impegno spesa, perché dobbiamo anche sapere che c'è un iter burocratico che l'amministrazione comunale giustamente a cui deve far capo. Quindi questo è il must a cui dobbiamo attenerci. Quindi tu a oggi cosa chiedi alla gente che vuole aiutarti? Che vuole aiutarci? Io intanto dico che servono delle cose nell'immediato. Io mi rivolgo a tutti quanti, cittadini aragonesi, non aragonesi, amici miei di Facebook, tutti i miei amici. Io chiedo: chi può nel piccolo, una scatola, una confezione di disinfettante, una scatola di garze, nel nostro piccolo cibo, perché certamente non possiamo dare da mangiare roba di qualità scadente. Certo che Billy non è ovviamente perché un cane randagio, come mi è stato detto, mangia qualsiasi cosa, non funziona così, è un cucciolone. E poi dobbiamo anche pensare alla profilassi futura, cioè il vermifugo, l'antiparassitario. Questo cane dovrà essere microchippato, dovrà essere vaccinato. Quindi io chiedo a chi vuole dare una mano di mettersi in contatto con me, e poi sarà portato fra 5 giorni alla visita di controllo presso la clinica veterinaria Concordia di Agrigento. Quindi chi vuole dare una mano nel piccolo può farlo, cioè siete liberi di farlo. Certo, non posso aspettare i tempi di un comune, che per l'amor di Dio, il sindaco è stato disponibilissimo, l'assessore Monreale è stato disponibilissimo, però è chiaro che in questo momento urgono garze, disinfettanti, traverse, quindi tappetini igienici, cibo. Ragazzi, non posso dire al cane devi aspettare, non posso. Grazie a Patrizia per tutto quello che fa per i cuccioli di Aragone, non solo.